Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, lei è nello staff curatoriale di Montrasio Arte di Milano e Monza. Le chiederei intanto di introdurci alla vostra galleria, qual è la storia, quali sono le direttrici progettuali e curatoriali della vostra esperienza. Sì, buongiorno a tutti. Sono Elisabetta Mezzapesa, assistente di galleria e curatrice dei progetti legati ai giovani artisti per Montrasio Arte. La galleria nasce a Monza nel 1939, si occupa di arte moderna e contemporanea con un taglio critico e innovativo ed espone all'inizio della sua storia l'opera di autori quali Giuseppe De Nittis, Giovanni Fattori, Anselmo Bucci, Balla, Boccioni. Dal 1963, con la direzione di Alberto Montrasio, la galleria propone un ricco programma espositivo dedicato all'arte contemporanea. Tra le più importanti esposizioni ricordiamo quelle dedicate a Lucio Fontana, Fausto Melotti, Beppi Romagnoni, Giuseppe Zigaina. Dal 1990 Ruggero e Francesca Montrasio, attuali direttori di Montrasio Arte, proseguono l'attività proponendo mostre tra gli altri di Joseph Beuys, Christo, Luigi Ghirri, Dennis Oppenheim. Dall'apertura della sede milanese nel 2001, la galleria ha prodotto, esposto e promosso il lavoro di giovani artisti, spesso messo in relazione alle opere dei grandi maestri. Fedele alla propria linea di ricerca, Montrasio Arte propone, anche per questa edizione de The Fair, un dialogo tra autori di diverse epoche, collegati da solide basi artistiche. Antonio Ottomanelli, giovane artista italiano, e Gordon Matta Clark, figura radicale nel panorama artistico internazionale degli anni 60 e 70. La galleria, sotto la direzione di Francesca Ruggero Montrasio, è quindi sempre stata attenta alla fotografia, come evidenziano le scelte di autori con cui abbiamo lavorato, appunto da Luigi Ghirri a Dennis Oppenheim, Matta Clark, fino ad Antonio Ottomanelli. Mi racconta la scelta delle vostre immagini. Voi avete scelto due cicli di Ottomanelli, il Great Baghdad Garden e alcune immagini di Gaza, e poi le chiederei di farmi capire perché di Gordon Matta Clark avete scelto Infraforma. Sì, abbiamo scelto dunque due opere di Antonio Ottomanelli che rappresentano un po' la sintesi del percorso di ricerca dell'artista. Baghdad Zoo è strettamente legata a Mapping Identity, lavoro realizzato da Antonio Ottomanelli nel corso di un workshop con alcuni studenti dell'Università di Baghdad tra novembre 2011 e febbraio 2012. Il progetto si compone di un sistema di mappe che intendono ridisegnare il tessuto urbano di Baghdad e raccontare questioni legate al quotidiano della città, ai cambiamenti avvenuti tra il 2003 e il 2012. Si tratta di mappe interattive che da un lato hanno restituito un'immagine della città di Baghdad, dall'altro hanno fornito ad Antonio Ottomanelli la possibilità di scoprire i luoghi emblematici della storia politica e culturale del territorio. Quindi, per ogni mappa disegnata dagli studenti, Ottomanelli ha realizzato una mappa visuale, come appunto quella di Baghdad Zoo, l'opera presentata per The Fair, che parte da una mappa disegnata dagli studenti e fa riferimento alla zona del giardino di Baghdad. Importante perché, oltre ad essere stato lo zoo più grande del Medio Oriente, è stato l'ultimo fronte di resistenza battista all'invasione statunitense, ultimo campo di battaglia, ma anche un luogo in via di ridefinizione in attesa di una nuova risignificazione. Nell'angolo in basso a sinistra, infatti, viene evidenziata l'area di riferimento a cui si riferiscono le immagini. Questo avviene in ciascuna delle nove opere che compongono l'intera mappa di Baghdad. L'opera Great Baghdad è un caso studio, quindi, che parla del rapporto tra memoria, libertà del movimento e significati che compongono le città. Ma è anche una metafora, una raccolta di simboli che esprimono significati che compongono la più recente storia politica e culturale di un paese, per alfabetizzare e tornare ad esercitare la memoria, per essere liberi. A livello di composizione, infine, è evidente come in un momento di forte digitalizzazione e smaterializzazione dell'arte visiva, Antonio Ottomanelli cerca di realizzare opere molto rigide, molto pesanti, perché persegue questa idea di durevolezza e solidità che deriva anche dalla sua formazione di architetto. L'altra opera che noi presentiamo per The Fair è Gaza Parkour, realizzata a dicembre nel 2012. È un'immagine molto potente in cui uno dei membri del Gaza Parkour Team si allena nei pressi del campo profughi Khan Yunis, nella zona sud della striscia di Gaza. Ispirati dalla nascente disciplina del parkour, i fondatori del Gaza Parkour Team hanno iniziato a guardare al tessuto urbano di Gaza come fosse un campo di gioco, attraverso il quale muoversi in modo fluido, usando il corpo, invece di armi ed esplosivi.
per superare ostacoli e barriere. Ritornano quindi un po' alle tematiche che abbiamo visto anche per Grit Baghdad, la libertà di movimento, la memoria, l'alfabetizzazione, e sono tutti temi che in un certo senso legano l'opera di Antonio Ottomanelli a Gordon Matta Clark. Per Antonio Ottomanelli, Gordon Matta Clark è un maestro, un esempio da studiare e da cui trarre come dire, degli insegnamenti. Oltretutto, voi avete fatto anche progetti espositivi con entrambi gli autori. Penso al progetto di Assisi curato da Joseph Grima, è così? Esattamente, sì. Come dicevo, appunto, per Antonio Ottomanelli, Gordon Matta Clark rappresenta quindi un maestro, una fonte di ispirazione costante. All'interno del Festival Universo Assisi nel 2018, diretto da Joseph Grima, nato con la volontà di realizzare uno spazio comune senza partizioni, Antonio Ottomanelli ha immaginato la mostra La partizione del sensibile, in collaborazione con Montrasio Arte, come un dialogo tra due autori che più di altri hanno rappresentato non solo dei riferimenti importanti per la sua ricerca, ma dispositivi offerti alla comunità per un'educazione al movimento libero e imprevedibile. Dispositivi, come scrive lo stesso Antonio Ottomanelli, capitali di rivoluzione dello sguardo, che forzano una trasmutazione delle evidenze sensibili formando nuovi e limitati spazi comuni. Come scrive Antonio Ottomanelli, le opere di Gordon Matta Clark e di Luigi Chirri sono il risultato di un incessante e coinvolgente tentativo di superamento di ogni forma di controllo, a partire dal rifiuto della progettazione e predeterminazione dei nostri spazi di relazione e dei criteri interpretativi. La ricostruzione dello spazio comune comincia proprio da questo e deve avvenire secondo una prassi di manomissione costante e capillare nel quotidiano di ognuno di noi. È la prima volta che il lavoro e le opere di Gordon Matta Clark e Luigi Ghirri in questo caso sono affiancate e legate in una mostra. Per quell'occasione alcuni progetti di Antonio Ottomanelli, tra cui Big Eye Kabul e Mapping Identity, sono messi in dialogo con Atlante Weekend di Luigi Ghirri, in cui i frammenti dell'Atlante parlano dell'impossibilità di un autentico viaggio se non all'interno della propria immaginazione, con alcuni dei lavori più importanti di Gordon Matta Clark, tra cui Infraforma. Nel 1973 Matta Clark è in Italia insieme alla compagna Carol Buden, impegnata in un tour europeo con la Trisha Brown Dance Company, che prevedeva una tappa alla Galleria Toselli di Milano. È in questa occasione che Matta Clark realizza Infraform, l'opera presentata per The Fair, una sequenza di tagli triangolari che rivelano prospettive inedite sugli ambienti di un edificio abbandonato nel quartiere Isola di Milano. Un quartiere allora periferico, altro tema caro a Matta Clark, che nei bordi, nei margini, negli angoli delle strade, scopriva luoghi di vitalità e creatività. Matta Clark è sicuramente una delle figure più influenti e carismatiche del secolo scorso, tanto che la sua ricerca artistica è tutt'oggi di grande innovazione e attualità. Perché abbiamo pensato di creare questo dialogo tra Antonio Ottomanelli e Gordon Matta Clark? Innanzitutto perché appunto, proseguiamo nel lavoro di studio e promozione del percorso di Antonio Ottomanelli, in dialogo appunto con una figura che è un po' il suo maestro, ma anche perché abbiamo il desiderio di evidenziare e presentare al pubblico alcune delle tematiche comuni ai due artisti. Sicuramente evidente nel loro percorso, seppure distante nel tempo, l'indagine sullo spazio pubblico e sulle diverse forme di relazione, dalle strategie di controllo per la sicurezza pubblica alle forze individuali e autonome in cerca di gradi sempre più elevati di libertà ed emancipazione. E poi la continua ricerca di un rapporto con il fruitore, non solo di partecipazione, ma di un coinvolgimento diretto, fisico e mentale per una condivisione del sapere. Diciamo che c'è anche un aspetto di evoluzione dello spazio pubblico che cambia di stato e cambia di destinazione e percezione nell'utenza. Quello che lei raccontava di Baghdad è un luogo che è stato un luogo iconico di un certo tipo di potere, poi diventa tutt'altro, diventa un luogo residuale, in qualche modo una periferia. È la stessa cosa. Per Matta Clark il quartiere Isola, quando lui lo ha fotografato, era un quartiere
di margine in qualche modo, e oggi è uno dei quartieri centrali, tra i più iconici anche rispetto al mondo dell'arte, alla vivacità legata al mondo dell'arte. Sì, esattamente. E sono davvero tanti i punti di contatto tra Gordon Matta Clark e Antonio Ottomanelli. Per citarne ancora uno e per inquadrare meglio il lavoro di Antonio Ottomanelli, svelerei o aggiungerei anche la sua attività di animatore, agitatore, attivista culturale. E visto che l'appuntamento di The Fair è digitale quest'anno, vorrei anche segnalare l'ultimo progetto di Antonio Ottomanelli, che è appunto un progetto digitale. È un invito all'azione, chiaro, preciso, quello declamato dall'artista, dai tetti della sua città di Bari, più precisamente dal tetto della sua abitazione nel quartiere popolare di Madonnella in Via Libia, da cui prende il nome la videoserie performativa ideata in collaborazione con Giacomo Scoditti. Entrambi, quindi Gordon Matta Clark e Antonio Ottomanelli, si disfano un po' dalla propria identità di artista individuale per assumere quella collettiva che la avvicina appunto all'attivismo politico. Attraverso quindi l'osservazione critica del reale, le riflessioni che ci suggeriscono e le soluzioni spesso prospettate da Matta Clark e da Antonio Ottomanelli diventano incredibilmente attuali in un momento in cui ci siamo tutti fermati a causa di un virus e adesso dobbiamo ripartire, ripensando a noi stessi, alle redazioni, alle abitudini, allo spazio in cui viviamo. Bene, Elisabetta, grazie molto per questa chiacchierata. Buon lavoro. Grazie, buona giornata.